Solo il caso ha evitato che qualcuno rimanesse colpito dall'albero caduto nel pomeriggio di ieri in via Tagliamento ad Avellino. Le immagini catturate dalla telecamera di un esercizio commerciale della zona mostrano come un attimo prima erano appena transitati un'auto, una moto, mentre un pedone avanzava poco distante. Per fortuna alla fine non si sono registrati danni né feriti. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area. A causare la caduta del tiglio, il forte vento che ha colpito il capoluogo ieri pomeriggio. Sulla vicenda è intervenuta Legambiente denunciando la scarsa manutenzione del patrimonio arboreo. Serve una mappatura periodica pluriennale delle piante con l'uso di prove strumentali. Nemmeno un agronomo nell'organico del comune. Ora vanno subito previste delle analisi trasparenti sugli altri tigli del viale, così Antonio Dello Iaco, vicepresidente dell'associazione ambientalista. Intanto il Comune, in vista della nuova allerta meteo, invita i cittadini a prestare particolare attenzione alle aree verdi e alle strade alberate e di non ripararsi o parcheggiare l'auto al di sotto degli alberi. Allo stesso tempo, Palazzo di Città ha stabilito che i parchi pubblici e il campo polisportivo CONI oggi resteranno chiusi.